Buonasera, buonasera a tutti amici, eccoci qua ragazzi, live reaction di Cremonese Inter. Ce la faranno i nostri eroi a non farci arrabbiare dopo contro l'ultima in classifica? Speriamo, speriamo davvero. Io ho davvero dei dubbi, ma spero di sì. Diciamo che voglio cercare di essere ottimista. Però vi leggo la formazione: Onana, Acerbi, Darmian, Bastoni, Di Marco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Gagliardini, Dumfries, Lautaro, Dzeko. Il capitano dell'Inter di oggi sarà Lautaro Martinez. Il vice capitano sarà Roberto Gagliardini. E qua mi viene voglia di andare in bagno, ragazzi, perché il povero Ivan Cordova si sentirà male a questa notizia. Ivan Cordova è stato capitano, vice capitano dell'Inter per almeno un decennio. Un tempo il vice capitano, il numero due, era Cordova. Adesso tocca a Gagliardini ricoprire questa carica. Mamma mia. Io mi voglio fare un segno della croce, davvero. È iniziata ufficialmente. Cremonese Inter può fischiare? Sì, è iniziata Cremonese Inter. Primo pallone toccato da noi, ragazzi, con Acerbi che lo lancia. Questo era lungo a sinistra. Questo era il classico schema che faceva il Napoli di Sarri, che quando toccava il pallone per primo lo lanciava avanti. Cremonese prova a girarsi, tiro, gol della Cremonese, non ci credo. Gol della Cremonese, cioè di punto in bianco, gol della Cremonese, se non sbaglio ha segnato chi è? No, io non ho parole. Cioè, io veramente, ragazzi, non ho parole. Non ho parole. Mi sembra che sia stato Okereke. Okereke, sì, gol di Okereke da fuori area, tiro a giro all'Alessandro Del Piero dopo 10 minuti e 40. Inter in svantaggio. Bene, bene, molto bene. Partiamo forte. Partiamo forte. Qua Okereke viene lasciato tirare, si inventa un gol alla Roberto Baggio. E va bene, dai, perfetto. Dovevamo iniziare male? Ci siamo riusciti. Inter 0, Cremonese 1. Inter 0, Cremonese 1. Cross dentro a cercare Dzeko che può colpire, parata, gol! 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 1-1. 1-1. 1-1. Pareggiamo. Chi ha segnato? Lautaro. Lautaro, il toro di Baia Blanca. 1-1, 1-1, santo Lautaro, santo Dzeko, loro, se non ci fossero loro Inzaghi sarebbe alle Bahamas adesso. Vediamo se è tutto regolare, ma mi sembra di sì. Tiro di Dzeko, respinta e Lautaro che la butta dentro, molto reattivo. Gol del Toro, 1-1, 1-1, 1-1, 1-1. Dai, dai, Lauti per Dzeko, Dzeko in area di rigore, Dzeko in bocca al portiere, mamma mia, dai. Edin, vabbè che ti ringrazio perché ci hai salvato molte volte, ma lì devi fare meglio. Errore clamoroso, Lauti aveva recuperato in maniera straordinaria l'affidata a Dzeko che purtroppo ha tirato troppo centrale. Peccato, 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 peccato. Azione cross. Mamma santa, colpo di tacco da in area di rigore in bocca ad Onana. Mamma mia, Benassi vicino al gol del 2-1, ma cioè, quando questi mettono il naso in area di rigore, c'è da aver paura. Cioè, c'è da avere veramente paura. Basto, dai che hai campo, Alessandro, dai. Mettila bene, dentro! Lauti! Lauti, no! Mamma mia, occasione per l'Inter. Lautaro non so in che modo era riuscito a calciare in porta. Cross di Bastoni, lui da terra è rimasto in piedi, è riuscito a tirare, ma purtroppo non ha trovato la porta per pochissimo, per pochissimo, per veramente poco, per pochissimo. Vai, Dumfries vince il contro. Madonna, ma siete dei deficienti integrali. Cioè, aveva vinto il contrasto e si è scontrato col compagno. Ma io non lo so, ma sembrate le papere quando lanciano il mais. Avete mai visto le papere? Quando lanciano il mais, le papere vanno tutte insieme. Ecco, Dumfries e Dzeko, uno aveva vinto il contrasto, l'altro gli è andato addosso. Cioè, come le papere. Le papere, praticamente. Ecco, le papere. Le paperelle quando lanci il mais. Mette in dentro per Dumfries che prova a fare la torre. Gagliardini sta così.
Sembra uno spaventapasseri quando passano gli uccelli. Dai, questo ha sbagliato. Dumfries può ritornare in attacco. Dumfries per Gagliardini. Madonna mia, che grazia. Palla ancora per Dumfries che la rimette in mezzo. Dzeko prova a liberarsi a fare la sponda, ma non ottiene niente di buono. Rilancia la difesa della Cremonese. Palla per Dumfries. Dumfries per Darmian. Darmian per Ciala. Ciala per Di Marco. Di Marco che prova a tirare. Parata. Lautaro, parata doppia. Ma era fuori gioco? Era fuori gioco? O no? Qua non si capisce perché non ho l'audio acceso. Mi sembrava però fosse abbastanza in fuori gioco, eh. Non ho capito. Qua Di Marco ha tirato. Respinta, bella respinta di Carnesecchi, ma era dato fuori gioco. No, era tutto buono. Occasione per l'Inter e c'è un calcio d'angolo. Calcio d'angolo battuto da Ciala. Dentro, attenzione, non arriva nessuno. Palla buona per Edin. Edin la rimette in mezzo, in bocca al portiere. Finisce qui il primo tempo. Inter 1, Cremonese 1. 1-1. Finisce qua il primo tempo. Guarda. Posso dirvi? Per me non cambia nulla. Cioè, per me non cambia nulla. Nel senso che può anche ribaltarla questa partita. È una squadra che ha delle lacune tattiche e difensive paurose. Paurose. È iniziato il secondo tempo di Cremonese-Inter. Palla la Cremonese adesso. Mamma mia, Gagliardini si fa anticipare. Io adesso do le testate contro gli spigoli. Perché vedere Gagliardini, vi assicuro, è più divertente prendere a testate sta roba. Cioè, piglio a testate gli spigoli. Ve lo giuro. Dumfries, hai un sacco di campo. Vuoi saltare l'uomo? No. Cioè, Dumfries io non lo so cos'è. Ma Dumfries, porca di quella miseria, c'hai davanti un difensore della Cremonese. Mica hai davanti Gareth Bale o che cazzo ne so, o Paolo Maldini. Vuoi saltare l'uomo? Cioè, oh, è più forte di lui. Dumfries è un vigile urbano. Così, 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 così. Mai che abbia il coraggio di saltare l'uomo. Neanche se scivola lo prova a saltare. Neanche se si scansa lo salta. Oh, è pazzesco. Un esterno destro che non sa superare l'uomo. Mai visto nella mia vita, noi ce l'abbiamo. Perfetto. Dzeko ora deve fare il regista. Palla per Lautaro. Lautaro! 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 Sempre Lautaro! Immensamente Lautaro! Straordinariamente Lautaro! Inter 2, Cremonese 1. Dio benedica Lautaro Martinez. Dio benedica Lautaro Martinez che in un fazzoletto si è girato, è stato aiutato da una deviazione del difensore della Cremonese, ma ci ha permesso di passare in vantaggio. Dio benedica Lautaro Martinez. Dio benedica Lautaro. Vediamo se è tutto buono. Sì, è regolarissimo perché c'è Chiriches che lo teneva in gioco. Lautaro ci porta in vantaggio. Santo Lautaro. Santo Lautaro. Santo Lautaro, davvero. Lukaku, vediamo. No, no, me ne vado. Basta, parla lui. Adesso la fate con lui la diretta. Adesso la fate con lui. Lui adesso farà la diretta con voi. No, parlaci tu. Basta. Adesso la fate con lui la diretta. Io non posso vedere sti cambi. No. Parlate con lui. Adesso lui parlerà con voi. Lui. Vedete? Esce Lautaro per... Chi è il capitano dell'Inter? No, ragazzi. Madonna, mi viene da vomitare. Cioè, vedete questa mascherina? Io adesso questa mascherina la tengo per non vomitare. Cioè, esce Lautaro, entra Lukaku, esce Lautaro per Correa. E allo stesso tempo esce... Chi è il capitano dell'Inter? No, Gagliardini capitano dell'Inter. Ragazzi, mi viene da vomitare. Cioè, ho mal di stomaco, per cortesia. No, ragazzi, non posso, no, ragazzi, no, io non ci credo, io non ci credo. Dentro, Madonna mia, Onana salva tutto, Madonna mia, io non ce la faccio più,
Io sono stanco davvero di queste cose. Tiro dentro. No, Gagliardi. Mamma mia, mi viene da vomitare. Mi viene da vomitare. No, ragazzi, no. No, cioè, no. Allora, Pupi, lo sai che Gagliardini è stato è capitano dell'Inter anche per una partita? Ti rendi conto? Gagliardini è capitano dell'Inter. Gagliardini è capitano dell'Inter. Ma ci rendiamo conto? Ci rendiamo conto a che livello siamo arrivati? Cosa devo fare? Cioè, dimmi che è uno scherzo, dai, per favore. Ora io inizio a parlare coi libri. Ma tu e Cordova cosa dovreste fare? Io fossi in te mi metterei... Andrei in bagno a piangere, mi rinchiuderei in bagno a piangere per non so quante ore. A vedere Gagliardini capitano dell'Inter. Cioè, cosa dobbiamo fare, Pupi? Dai, ora parlo con te, non la voglio guardare sta partita schifosa. Cosa dobbiamo fare? Gagliardini è capitano dell'Inter. Gagliardini è capitano dell'Inter. Qua è una situazione di una gravità inaudita. Non mi interessa che per mezza partita, anche per scherzo, Gagliardini non può fare il capitano dell'Inter. Dai, Pupi, per cortesia, entra in campo ed evita sto schifo, per favore. Fai qualcosa. Ora mi metto pure a parlare con i libri. Mi metto pure a parlare con i libri. Ma io ho una pazienza, ma guardate che... Madonna. Bravo Aslani, bravo Christian. Ma perché non puoi giocare dal primo minuto? Peccato, qua si è fatto recuperare, ma aveva fatto un ottimo recupero. Non commette neanche fallo. Io voglio sapere perché questo ragazzo non può giocare dall'inizio. Me lo devono spiegare. Io voglio spiegazioni. Cioè, me lo devono spiegare. Ma me lo devono spiegare. Io non lo so. Cioè, come avere un patrimonio e tenerlo a marcire in panchina. Cioè, come prendere un casino di parmigiano fresco e tenerlo... Madonna, Darmian cosa ha rischiato. E tenerlo nel frigo tutto il tempo. Oh, occhio, oh! Madonna, Onana, tu sei pazzo da... Bloccala! Bravo. Donna, mi ha fatto una cosa pericolosissima. Finisce qui. Finisce così. 2-1 per noi. Vinciamo a Cremona senza brillare, ma veniamo trascinati dal signor Lautaro Martinez. Dai, buoni soli 3 punti. 3 punti che per forza di cose ci tengono comunque, coltivano l'obiettivo Champions, perché diciamocelo senza problemi, il nostro obiettivo è quello di entrare tra le prime 4, questo mi sembra chiaro ed evidente. Un Inter che viene trascinata da Lautaro Martinez, un Inter che a me personalmente non è piaciuta, ha avuto solo la fortuna di sfidare il fanalino di coda, cioè ha vinto 2-1 contro il fanalino, perché ricordiamolo, La Cremonese è ultima in classifica. È ultima in classifica e... Detto ciò, tu comunque un po' hai faticato per piegarla, eh? Cioè, non è stata per niente facile, ragazzi. Io, ragazzi, vi saluto, ragazzi. È stato davvero un piacere partecipare a questa live reaction con voi. Sempre forza Inter. Oggi abbiamo vinto, bene così, testa alla prossima. Amala ragazzi, sempre forza Inter.